Siamo qui in CMC, la grande cooperativa di Via Trieste a Ravenna, e siamo qui per intervistare Alfredo Fioretti, che è stato eletto il 10 maggio 2017 nuovo presidente della grande cooperativa. Fioretti è subentrato a Massimo Matteucci, che era stato alla guida della cooperativa per 21 anni. Ricordiamo che CMC è la più grande cooperativa di costruzioni generali d'Europa e uno dei player mondiali nel settore delle costruzioni. La prima domanda è d'obbligo ed è questa. È una bella responsabilità subentrare a Massimo Matteucci dopo 21 anni. Lei sente tutta questa responsabilità sulle sue spalle? Sì, è una responsabilità che indubbiamente sento, è inutile nascondersi. Devo dire anche però che sono aiutato da un gruppo dirigente che in questi anni ha dimostrato di essere molto forte, unito, e quindi mi sento sicuramente inserito in un gruppo di persone che possono aiutare chiunque e quindi anche il presidente in questo nuovo percorso, che però devo dire affronto anche con tanta voglia di portare risultati positivi per la cooperativa e per i soci. Anche la seconda domanda in qualche modo è d'obbligo. I dati economici, gli indicatori economici parlano di un buon stato di salute della CMC, è così? Ce li può riassumere? Sì, lo stato di salute della CMC è sicuramente rassicurante. Noi abbiamo chiuso il 2016 con un fatturato di circa 1 miliardo e 100 milioni. Inevitabilmente però scontiamo le difficoltà di quello che è un mercato delle costruzioni in forte crisi, ed è un mercato che già da oltre 8-9 anni non dà segnali di ripresa. CMC in questo periodo ha saputo far valere la propria capacità e la propria presenza anche all'estero, e devo dire che questa è stata negli anni una soluzione che ha pagato. Personalmente però da italiano ritengo che l'Italia non debba essere abbandonata, manteniamo una forte presenza in Italia, vogliamo mantenerla anche nel prossimo futuro, abbiamo i nostri soci che giustamente devono continuare a lavorare anche in Italia, e quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere una presenza costante e se possibile anche in crescita nonostante le difficoltà del mercato. CMC compete in 4 continenti e 40 paesi. Cosa resta nel player globale di oggi della CMC fondata da 35 muratori nel 1901? Beh, restano gli oltre 400 soci che appunto sono il cuore e l'anima della cooperativa, quindi la volontà evidentemente è quella di mantenere e laddove possibile, nonostante la crisi, a crescere il numero dei soci e quindi portare le capacità, il know-how che in questi anni la CMC ha acquisito anche all'estero. Devo dire che l'estero riconosce il nostro brand, e dopo tanto tempo la CMC ha un nome, si è riuscita a costruire un nome importante grazie anche e soprattutto all'attività dei soci e alla loro fatica. Quindi non dico che resta, ma bisogna parlare con verbi al futuro, quindi la CMC è sostanzialmente e rimarrà una cooperativa che fonda le proprie attività sui soci. Il vostro fatturato è per il 60% all'estero, il vostro impegno a Ravenna in Romagna è stato piuttosto ridotto in questi anni. Diciamo che è inevitabile per un'azienda globale come la vostra, oppure c'è qualcosa che non va nel sistema locale? La presenza della cooperativa che si accresce all'estero è dovuta essenzialmente al mercato delle costruzioni, che non dà grosse opportunità. Quindi, per venire alla sua domanda, la scarsa presenza di CMC sui lavori nel territorio ravennate non è dovuta sicuramente a una scelta della cooperativa, ma ha una evidente mancanza di gare e di opportunità sul territorio locale, ma questo può essere esteso come ragionamento all'intero territorio nazionale. L'Italia soffre in generale della mancanza di opere pubbliche e in particolare di grandi opere pubbliche che sono quelle più alla portata delle dimensioni della CMC. Quindi ben vengano le eventuali future opportunità alle quali CMC si affaccerà con la voglia di acquisirle sul territorio nazionale, ma anche sul territorio ravennate. Quindi CMC non dimentica di avere la propria sede a Ravenna, è disponibile
ovviamente a tutti quelli che sono i ragionamenti per una crescita della città. La gestione della chiusura dello stabilimento SIC qui a Ravenna, nell'area della Darsena, è una cosa che non vi è garbata. È acqua passata oramai o è una ferita ancora aperta? Sì, sicuramente il provvedimento che ci ha impedito di proseguire nelle attività della SIC ha messo in forte difficoltà anche la CMC e quindi necessariamente abbiamo dovuto ricollocare quei lavoratori che stavano prestando la propria attività all'interno di quella società. Evidentemente non possiamo fare altro che prendere atto di quel provvedimento, andare avanti e proseguire con il proprio percorso. Penso personalmente che la portualità ravennate sia forse l'ultima chiamata per la città di Ravenna per uno sviluppo concreto e del futuro. CMC, laddove dovessero essere portate avanti queste iniziative, farà la propria parte. È chiaro che ci sono molti enti che devono esprimersi e che devono portare avanti queste iniziative già da diversi anni. Vedo una volontà differente, apprendo di una volontà differente, leggendo anche i giornali, rispetto all'autorità portuale, rispetto anche al Comune, di portare a conclusione questi progetti. Quindi, come Ravennate, come Presidente della Cooperativa, attendo che queste procedure si concludano per valutarle e per eventualmente partecipare laddove ci fosse la possibilità per bandi e gare pubbliche.